Non c'è tempo da perdere, serve una svolta, sì, troppo facile fare gol al Pescara. Finora contro i biancazzurri tutte le avversarie o quasi hanno fatto bella figura. Imperativo è vincere, ma con una prova di forza, di personalità. Nelle ultime 7 gare un solo successo, peraltro soffertissimo, con la Fermana all'Adriatico. 3 punti con l'Olbia sono il minimo sindacale. Sarà quindi fondamentale anche la prestazione, che a dire il vero negli ultimi tempi è mancata. Auteri. Abbiamo fatto degli errori, abbiamo preso dei gol, ma non sono mai dipesi dal modulo. Noi non abbiamo mai preso, e sfido chiunque a dimostrare il contrario, perché poi se facciamo chiacchiere vanno pure documentate con i fatti. Non abbiamo mai preso gol, fra tutti quelli che abbiamo preso, in cui abbiamo subito situazioni di inferiorità numerica. Eravamo sempre piazzati numericamente. Poi abbiamo fatto anche i fantasmi dal punto di vista difensivo. Sono piccoli dettagli che possono fare la differenza, ma questa è una squadra che ha qualità, una squadra viva, è una squadra che, come ho detto tante volte, di problemi gravi da risolvere non ne ha. Le vittorie, servono le vittorie, e per farle bisogna fare le prestazioni. Recuperato in grosso lo stesso Drudi, che per infortunio ha saltato le ultime 5 partite. Iannes al rientro dalla squalifica, fuori Frascatore non al meglio, e Dursi che tuttavia sarà arruolabile per la sfida di Coppa col Teramo in programma mercoledì al Bonolis. Tornano 3 convocati, Valdifiori e Galano. Il probabile 11 di Gennaro Trepali, in difesa Iannes, Drudi e Veroli alla seconda di fila da titolare. Sulle fasce Cancellotti in zita, Rizzo Pompetti nel cuore del reparto nevralgico, Memuscia in posizione più avanzata, libero di attaccare gli spazi ma pronto a schermare in fase di non possesso il regista avversario. Davanti il tandem Ferrari-De Marchi. Altra opzione, Cancellotti nel trio di difesa al posto di Iannes, Zappella laterale di spinta. Io non vivo né di antipatie né di simpatie, e neanche faccio il paraculo, perché con i procuratori o con l'esterno, io faccio il mio lavoro nel rispetto di quello che è il mio ruolo, e devo trasferire questo nel rispetto di una città, di una tifoseria, di una società che ha obiettivi. È chiaro che poi l'allenatore è il diretto responsabile, ma io non mi sottraggo alle mie responsabilità. Valdifiori ha recuperato da quel problema che aveva, Galano ha fatto una buona settimana di lavoro, io non ho remore nei confronti di nessuno, lo ripeto per l'ultima volta, io accolgo tutti a braccia aperte, vado sui meriti, su quello che uno fa, su come sta, sulla motivazione che ha, sugli obiettivi che si pone, personali e soprattutto collettivi, quindi sul rispetto di quello che è, della maglia che indossa. L'Olbia del presidente Alessandro Marino, pescarese doc, reduce dalla netta sconfitta patita in casa col Modena. Dominio assoluto degli emiliani, parzialmente agevolati dalla sciocca espulsione dopo 26 minuti dell'attaccante Udo, il giocatore più pericoloso dell'11 di Max Canzi. Ancora ai margini Arboleda e Giuseppe Pinna. Torna tra i disponibili il centrocampista Luca Belloni. Il probabile 11, Ciocci, Trepali, Pisano, Brignani, il 41enne Emerson e Travaglini in difesa. Manuel Giandonato, abruzzese di Casoli, ex giovanili Pescara, in cabina di regia. Palesi e Lella, mezzali. Sulla tre quarti, Ragazzu e Biancu, a ridosso di Simone Mancini, ex Primavera Delfino. Sardi senza mezze misure. Un solo pareggio, figlio di una gran rimonta sul campo dell'Entella, da 3-1 a 3-3, 4 successi e 6 sconfitte. Di fronte, 2 delle difese più perforate, 19 gol subiti dagli isolani, 17 dal Delfino. Una squadra che ad esempio a Reggio Emilia non più tardi di 15-18 giorni fa ha perso male alla fine, ma noi è una partita che dobbiamo vincere, abbiamo sviscerato quali sono i loro aspetti positivi, i loro aspetti negativi. Noi stiamo bene, abbiamo intenzione di giocare la partita con meno errori, perché alla fine conterà anche questo, perché fino adesso questo un po' ci ha penalizzato. Errori zero, e fare una prestazione importante.